Il monastero Songye, costruito durante la dinastia Wei del Nord, vicino alla residenza imperiale, è noto per la sua imponente pagoda. In quell'epoca era comune che le pagode fossero finanziate dalla famiglia imperiale e dall'alta aristocrazia e generalmente avevano tra i 3 e i 5 piani. Tuttavia, la pagoda Songye si distingue per le sue dimensioni eccezionali, con un tetto di 15 livelli e una struttura dodecagonale, rendendola unica tra i manufatti superstiti di quel periodo e un prezioso testimone delle tecniche costruttive dell'epoca. La pagoda è costruita interamente in mattoni, ad eccezione di un ornamento sommitale a forma di vaso, e si sviluppa in altezza con due livelli principali. Il primo livello presenta una superficie esterna liscia, mentre il secondo è caratterizzato da quattro porte, una per ogni punto cardinale, e otto finestre, una per ciascun lato del dodecagono. Inoltre, due lati sono arricchiti da colonne decorate con capitelli a motivi di fiamme, un dettaglio stilistico comune nei templi a grotta del periodo e di origine centroasiatica. L'interno della pagoda è dominato da una grande camera ottagonale, alta quanto l'intera struttura, ma quadrata nella parte superiore. Con la notevole sua altezza, la pagoda era un punto di riferimento nel paesaggio, simbolo della generosità dei suoi finanziatori e della magnificenza del buddismo. La torre si eleva attraverso 15 livelli di grondaie sporgenti, ognuna delle quali misura circa 1,5 metri di altezza, creando un effetto visivo straordinario. Ogni lato della base della pagoda presenta una porta scolpita, affiancata da due finestre alte non più di 50 centimetri, dettaglio che rafforza la sua monumentalità. La parte inferiore della pagoda comprende quattro ingressi ad arco, uno per ogni direzione cardinale, alti quanto i primi due livelli. Sopra queste aperture si trovano decorazioni a forma di fiamma, tipiche dei templi e delle steli di quel tempo. Il secondo livello è decorato con sporgenze rettangolari che alternano colonne con vasi e capitelli a fiore di loto e pannelli scolpiti con motivi floreali o a leoni. L'elemento decorativo sulla cima della pagoda, chiamato anche vaso prezioso o perla preziosa, si trova su una base a forma di loto rovesciato ed è ornato con anelli orizzontali che richiamano le stupa indiane. Questo ornamento simboleggia il raggiungimento dell'illuminazione e i livelli del paradiso buddista, enfatizzando il profondo significato spirituale dell'intera struttura. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!